Non sono stato ascoltato. E mi sembrava il momento opportuno, perché il programma e le premesse di quella giunta e di quella maggioranza erano quelle di rivolgersi verso questi servizi pubblici in modo da renderli più vicini e più funzionali per la città. Non sono stato ascoltato. Mi sembra anche che non sono stati ascoltati i cittadini di Borzo, di Fegino, della Val Chiaravagna, che da anni hanno denunciato il problema del percolato e il problema di Scarpino e del traffico dei camion per Scarpino. Un ricordo anche a Felice Eroldi, portavoce del comitato di contro Scarpino, il quale è stato citato in tribunale da Agio. E naturalmente non posso non ricordare gli amministratori di Agio, Casale, Momigliano, D'Alema, tutti con fulgide carriere in altri siti, dopo aver ridotto Agio in queste condizioni. È lì che bisogna andare a guardare, non a chiedere ai cittadini un aumento spropositato e ai lavoratori di lavorare in condizioni disagiate, a part-time, precarizzando anche il lavoro. È evidente anche che conosciamo questo partner, cioè IRE non sono degli sconosciuti, abbiamo già Genova IRE e sappiamo come funziona, sappiamo che aumenta le tariffe ogni anno e sappiamo come si divide gli utili. Quindi a me sembra che ci sia ben poco ancora da dire. Da questa parte politica, l'estrema sinistra in quest'Aula si è sempre battuta e ha sempre votato contro questi processi, dalla Africa che è passata in SPA, dalla vendita delle dighe, dall'operazione IRE e anche in questo caso, da questa svendita di Amio. Ricordo che Amio con gli impianti di scarica e di umido funzionali andava dai 60 ai 70 milioni di euro, al momento non ne vale neanche 10. Quindi da questa svendita, questa parte politica, coerentemente come in tutte le altre decisioni sulla, diciamo, privatizzazione dei servizi pubblici, votiamo contro, convintamente, grazie.